Caro collega, hai fatto un video intitolato Critica d'antimaterialista e all'idealismo di Berkeley. L'utente che ha fatto questo video ha come nickname su YouTube Diciamola Tutta. E allora in questo video chiarisco gli equivoci e i fraintendimenti che hanno portato questa persona a travisare l'idealismo di Berkeley. L'idealismo di Berkeley, essendo una teoria antintuitiva e molto elaborata e complessa, richiede per forza uno studio approfondito. Quindi è impossibile giudicarla in maniera adeguata se non si è studiato proprio in maniera precisa, approfondita, tutti i testi principali di questo filosofo. Lo dico in generale, per chiunque creda di poter confutare attraverso luoghi comuni questo idealismo. Allora, questo tipo di idealismo cosa sostiene innanzitutto? Anzi, innanzitutto su cosa si basa? Sulla fenomenologia, in un certo senso, del sensibile, sull'osservazione del dato percettivo immediato. All'inizio del video di critica, se non sbaglio, hai detto che la percezione non è adeguata, non è sufficiente per analizzare la realtà. Tuttavia è lo strumento iniziale che noi adoperiamo per analizzare e osservare il mondo. Ora, hai messo in mezzo poi Democrito con la questione dell'atomo. Io non nego che esistano atomi, cioè unità di base, alla base della struttura della realtà, ma che queste strutture siano oggetti fisici estesi, quindi materiali, nello spazio e nel tempo, e che abbiano movimenti sensibili. Perché lo nego? Perché partendo dall'osservazione, che è lo strumento, è la via iniziale attraverso cui noi osserviamo e analizziamo il mondo, tutto questo non è evidente. E neanche attraverso la ragione si arriva a dimostrare in alcun modo che la realtà fuori dall'osservazione, fuori dalla percezione, sia materiale. Hai poi parlato di John Locke, dicendo che ci sono qualità primarie e qualità secondarie, distinte tra loro, che le secondarie sono del soggetto e le primarie sono dell'oggetto. Chiariamo ulteriormente. Le qualità secondarie sarebbero il colore, la forma, l'odore, il gusto, il caldo, il freddo, mentre invece le primarie sarebbero l'estensione visiva, l'estensione tattile, il volume, il peso, i moti sensibili. Cioè, sarebbero proprietà oggettive che esistono di per sé nell'oggetto, a prescindere dalla percezione. Questo è quello che Berkeley ha negato, ha dimostrato che non esiste una distinzione vera tra qualità primarie e qualità secondarie. Perché? Perché ha dimostrato innanzitutto che quelle che noi percepiamo direttamente con i sensi sono qualità mentali, relative al soggetto. Quindi dimostrando, e quindi neanche dando per scontato che le qualità sensibili secondarie fossero soggettive, ha ridimostrato tutto da capo, partendo dal colore. Ha dimostrato che il colore, il calore, la forma, il caldo, il freddo, il gusto, l'odore sono percezioni totalmente mentali. Dopodiché, cosa ha dimostrato? Questo è importantissimo. Che le qualità primarie non solo sono direttamente percepite come le secondarie, ma per giunta sono inscindibili tra loro. Le qualità primarie sono inconcepibili senza le secondarie. È impossibile concepire sensibilmente un colore e una forma separati da un'estensione visiva o da un'estensione tattile. E viceversa, è impossibile immaginare un'estensione visiva senza un colore e una forma.
senza immaginare quindi un colore, una forma, un'estensione visiva e tattile, è di conseguenza impossibile immaginare un volume, un peso sensibili e anche dei moti sensibili. E quindi, per questi due motivi, sia perché anche le qualità primarie sono direttamente percepite dai sensi, e sia perché sono inscindibili dalle secondarie, se si ammette che le secondarie sono giustamente esistenti solo nel soggetto percepente, è impossibile non ammettere lo stesso anche per le primarie. E quindi sia le primarie che le secondarie direttamente percepite dai sensi esistono solo nel campo percettivo sensoriale del soggetto. Neanche umano, ma si parla in generale di tutte le creature, di tutte le forme viventi che percepiscono sensorialmente. Questo significa, allora, significa che noi, e questo lo ha dimostrato quindi in maniera apodittica Berkeley, noi quando osserviamo la cosiddetta realtà, il mondo, non stiamo osservando una presunta realtà fisica. Quella che noi vediamo direttamente con i sensi e che esaminiamo direttamente con la nostra coscienza fenomenica è un insieme di sensazioni mentali. E questo vale a prescindere da cosa sia la realtà esterna al soggetto. Cioè, anche se la realtà esterna fosse una realtà materiale, quella che noi percepiamo con i sensi non lo è, non lo sarebbe, è comunque un mondo di percezioni mentali, che se fosse vero il materialismo sarebbero rappresentazioni dentro un cervello. Se invece fosse vero l'idealismo, come sostengo io, queste percezioni non sarebbero rappresentazioni e non starebbero dentro un cervello. Sarebbero percezioni, cioè sarebbero oggetti sensibili trattino mentali, quindi idee sensibili, dentro l'anima, dentro il campo esperienziale mentale di ogni creatura. Quindi con mente non si intende solo la razionalità, l'intelletto, la ragione, ma anche tutti gli altri aspetti legati al campo percettivo ed esperienziale, alla coscienza fenomenica basilare. Attenzione, quindi, successivamente, siccome cioè, avevi frainteso questi passaggi, hai detto che Berkeley nega l'esistenza degli oggetti fisici quando non vengono percepiti. Usando, diciamo, un modo semplicistico di negarlo. Invece hai sbagliato perché, innanzitutto, Berkeley non dice che gli oggetti percepiti sono fisici, ma dice che sono idee sensibili nella mente, quindi non sono oggetti fisici, innanzitutto. E quindi non è che non esistono queste idee sensibili quando non vengono percepite, perché quando non vengono percepite esistono eternamente nella fonte, che per lui è il Dio cristiano. Io ritengo che sia dentro Dio questo insieme di idee, ma non è il Dio cristiano, perché critico la religione per come viene propinata, per come viene insegnata, per quello che diffonde comunemente. E reputo la figura del Dio biblico una figura contraddittoria, se intesa in senso letterale. Se invece andiamo a prendere interpretazioni esoteriche, mistiche, allegoriche, metaforiche, allora il discorso cambia, potrebbe cambiare. Tuttavia, siccome bisognerebbe poi dimostrare che l'interpretazione metaforica, allegorica sia legittima e sia quella giusta, risulta comunque problematico accettare Dio come il Dio cristiano e il Dio biblico. Quindi, per sgombrare il campo da problemi di questo tipo, mi limito solo a dire che ci sta un'entità suprema, un'intelligenza, una vita universale che possiamo chiamare matrice, Dio, Spirito assoluto, senza per questo attribuirgli etichette, definizioni ulteriori e senza attribuirgli norme etiche, morali, direttive, dogmi, precetti legati alla Chiesa, legati alle istituzioni religiose. Diciamo che questo Dio poi lo possiamo scoprire come la parte più reale e profonda della nostra stessa anima, cioè della nostra stessa essenza e identità più profonda.
Quindi il Dio di cui parlo è profondamente diverso dal Dio religioso, perché il Dio religioso è inteso come un'entità totalmente estranea a noi, come essenza, o comunque se ha un'essenza simile è altro da noi rispetto alla nostra anima. Noi saremmo noi, saremmo creature a un livello inferiore e Dio sarebbe altro. Invece, scusate, secondo questa concezione che porto avanti, Dio non è solo come noi, come essenza, ma è proprio noi, perché Dio è indivisibile. L'anima, non essendo parte del mondo sensibile, non è molteplice e diveniente, e quindi la sua essenza più profonda è unitaria, perché risiede in un livello di realtà sovrasensibile, nella quale non ci può essere divisione e frammentarietà. Perché la divisione, quindi la molteplicità, può esistere solo in un mondo realmente materiale, fatto realmente da atomi separati, che quindi creano una molteplicità effettiva, è un divenire effettivo. Ma tutto questo non è ovvio, perché se noi ci fermiamo all'osservazione delle cose, l'osservazione non ci dimostra che il mondo sia una realtà oggettivamente estesa fuori dalla nostra percezione e che risiede in uno spazio-tempo come struttura assoluta. E neanche la scienza ce lo dimostra, perché, come ha dimostrato Berkeley, la scienza a questo punto ha un valore soltanto descrittivo e non già esplicativo. E quindi che significa valore descrittivo? Che si limita a stabilire delle connessioni tra i fenomeni, ma non a stabilire quale sia la causa di quella connessione. Per cui nel discorso di Democrito, in parte in quello che hai fatto tu, c'è un errore di petizio principi di fondo, cioè per dire che la spiegazione causale della nostra esperienza del mondo e del mondo stesso siano atomi che sono regolati meccanicamente da forze fisiche, bisogna prima dimostrare che esista una realtà estesa spazio-temporale fuori dal soggetto e fuori dalla mente di ogni altro soggetto, per poi fare leva su questo tipo di spiegazione causale. Se noi ci fermiamo ai dati certi della nostra esperienza, noi dovremmo soltanto affermare che nel nostro mondo di percezione diretta appare un insieme di sensazioni che rappresentano l'idea di un mondo fisico regolato da forze fisiche. Ma non è un fatto, potrebbe anche essere una rappresentazione illusoria, fittizia. Perché se la realtà fosse appunto una proiezione virtuale, simbolica, totalmente spirituale, è ovvio che sarebbe così. Quindi non si può ragionare semplicisticamente su queste tematiche prescindendo da come potrebbe essere la realtà effettiva. E invece i materialisti danno per scontato che sia materiale e quindi ragionano attraverso l'errore della petizio principi, presumendo implicitamente delle nozioni, delle informazioni relative a quel pregiudizio che sono già implicite nelle loro premesse. Cioè le conclusioni. Allora, nel momento in cui si dimostra che noi non percepiamo direttamente la realtà esterna della nostra mente, della nostra percezione, e Berkeley questo lo ha fatto in una prima parte della sua dimostrazione, della sua dissertazione, nel momento in cui si accetta questo, ed è impossibile rifiutarsi, anche perché persino le neuroscienze, che sono quindi a favore, cioè non che sono a favore, persino le neuroscienze che sono portate come elemento a favore del materialismo, ma non è esclusivamente a favore del materialismo, anzi, questo per dire che i materialisti, nel momento in cui aderiscono alla visione materialista ontologica, sono anche costretti a tener conto della scienza e quindi, a maggior ragione, le neuroscienze che affermano il rappresentazionalismo devono essere tenute in considerazione. Come ho detto prima, anche se fossimo in una realtà materiale, oggettiva, esterna da noi, varrebbe il rappresentazionalismo, cioè noi non percepiremo direttamente la realtà esterna, ma percezioni, impressioni mentali dentro il cervello. Questo secondo il materialismo, secondo l'idealismo invece. Non ci sta un cervello fisico che capta le percezioni, ma c'è un'anima che le capta
E quindi anche il cervello sensibile che potremmo osservare di noi stessi e degli altri sarebbe un'immagine e una percezione simbolica dentro la nostra anima. E non sarebbe quindi il contenitore o la sede delle percezioni o la causa delle percezioni, così come non lo sarebbe il nostro corpo percepito fenomenico sensibile, che sarebbe anch'esso un contenuto, un insieme di percezioni visive, tattili, di durezza, di consistenza, di peso sensibile all'interno del nostro campo mentale e di quello altrui. In questo discorso generale di Berkeley, noi non siamo il corpo, noi siamo l'anima, che è reale, esiste di per sé, anche se nessuno la conosce e la sperimenta. Mentre invece il nostro corpo sensibile, essendo un'idea sensibile, nel piano sensibile percettivo esiste solo quando si manifesta nella nostra mente e in quell'altrui. E invece nel piano sovrasensibile, che per Berkeley è quello reale, assoluto, il mondo dello spirito assoluto, il nostro corpo è un'idea che esiste eternamente in Dio, così come tutte le altre cose. Quindi attenzione che Berkeley sfocia nel realismo, perché il realismo in filosofia non è per forza la posizione materialista, ma è una qualunque posizione che pone una realtà oggettiva rispetto alla percezione del soggetto. E Berkeley lo ha fatto, solo che ha posto un tipo di realtà non materiale alla base della percezione, nella quale tutta la realtà, tutte le cose risiedono come idee, come informazioni in Dio. Questo significa che il tavolo percepito nel nostro campo mentale è un fascio di sensazioni vere. Quindi il colore è veramente colore, la forma è veramente estesa, eccetera, eccetera. Ma questo insieme di sensazioni che sono unificate nell'intelletto e nella percezione rappresentano l'idea del tavolo, ma non sono direttamente il tavolo. Il tavolo reale, anche secondo Berkeley, soprattutto nell'ultimo sviluppo del suo pensiero che si avvicina al platonismo, secondo Berkeley, il vero tavolo è un'idea non sensibile, attenzione. Quindi a un certo punto poi distingue tra l'idea in sé e la percezione sensibile. Per Dio e in Dio, nel Logos Supremo, insomma, il vero tavolo è un'informazione senza spazio, senza tempo, senza estensione e senza qualità sensibile, che però assume caratteristiche sensibili, simboliche all'interno di un campo mentale percettivo. Perché nella seconda parte dello sviluppo del pensiero di Berkeley arriva indirettamente a negare che l'idea in sé abbia caratteristiche sensibili? Perché dice a un certo punto che Dio le idee di tutta la realtà non le percepisce sensibilmente. E siccome ha affermato e non ha mai smentito esse est percipi, cioè l'essere sensibile coincide con la percezione che ne abbiamo, allora, se una cosa è percepita non sensibilmente, cioè intuita, colta, contenuta non sensibilmente, non esiste quindi in quel modo in forma sensibile. Perché in forma sensibile può esistere solo se percepita da una mente e attraverso la sensazione. E con questo credo di aver già risolto tutto. I fraintendimenti, gli equivoci e quindi le critiche che sono nate su quei travisamenti. Sto pensando se c'è qualcos'altro da aggiungere, se ho dimenticato qualcosa, credo di no, spero di no. Vediamo un po' allora, ricapitolando. L'errore della petizio principii l'ho spiegato già. Le qualità sensibili ho dimostrato che sono sia primarie, sia le primarie e le secondarie sono mentali e sono nel soggetto. Ho fatto capire che l'idealismo di Berkeley non è solipsistico e non è arbitrario, ma pone l'oggettività del mondo nella mente di Dio, nello spirito universale. Ed ecco, adesso spiego bene altre due cose, cioè come giustifica Berkeley il fatto che tutti percepiamo le stesse cose, come mai la regolarità del mondo appare uguale in tutte le menti? Perché Berkeley sostiene che Dio,
proietti la stessa catena di percezioni per ogni mente. E quindi questa catena prestabilita di idee sensibili rappresenta la stessa connessione fenomenica tra i fenomeni. E quindi, riguardo anche al problema degli atomi e delle cose che non percepiamo, dire che la percezione è limitata, o peggio ancora, ma non è stato il caso del video in questione, che la sensazione è illusoria perché ad esempio c'è il problema del bastoncino nell'acqua, sono tutte cose sbagliate perché la percezione non, e la sensazione non ingannano, e questo già lo diceva Aristotele, perché le sensazioni sono veritiere. È vero che a quella distanza e attraverso quel modo di percepire, attraverso i principi dell'ottica e della visione, sia coerente che il remo appaia in quel modo, cioè il ramoscello appaia in quel tipo di immagine. È la cognizione psicologica e concettuale di chi percepisce a essere fallace. Se interpreta quel tipo di immagine come se indicasse che il ramoscello si è spezzato, perché l'immagine non lo dice questo, e la nostra interpretazione è sbagliata. Allo stesso modo, il fatto che la nostra percezione sia limitata è un presupposto materialistico che presuppone che noi ci troviamo in una realtà materiale, oggettiva, ma non lo dimostra. Parte da questo assunto indimostrato, che sarebbe la conclusione che dovrebbe invece dimostrare il ragionamento dialettico, e per questo commette l'errore della petizio principii. L'errore della petizio principii consiste nell'includere nelle proprie premesse di base, di partenza, le conclusioni che si dovrebbero dimostrare, e quindi si crea un argomento circolare, che è scorretto, che non vale. Allora, quindi bisogna innanzitutto dimostrare che siamo in una realtà materiale per poter poi sostenere che la percezione sia limitata. Perché solo se fossimo davvero in una realtà materiale potremmo dire che la nostra percezione non arriva a osservare il livello subatomico di realtà. Ma se invece la realtà fosse di tipo idealistico, come ho sostenuto prima, allora non ci sarebbe un livello subatomico più piccolo a livello di grandezza sensibile rispetto al percepito, rispetto al mondo percepito dai sensi. Ma il mondo subatomico microscopico non sarebbe dentro il mondo sensibile, non sarebbe la parte microscopica del mondo macroscopico percepito, ma sarebbe soltanto il substrato di idee, di informazioni del mondo percepito. Infatti, Berkeley ha dimostrato che la grandezza dell'immagine che percepiamo non varia mai, varia solo il contenuto. La quantità di punti sensibili, che sarebbero i pixel dello schermo, per farci capire, non variano mai, saranno miliardi, non lo so, saranno innumerevoli, ma il punto sensibile è l'unità minima oltre la quale non si può andare da questo punto di vista. Quindi lui poi dimostra anche, risolve anche il problema della divisibilità all'infinito dello spazio, perché lui dice che lo spazio vero è solo quello sensibile, che esiste solo nel soggetto e che è fatto di una quantità finita di punti. E che se noi immaginiamo di ingrandire questa immagine di questo libro o della mia mano, non è che andiamo dentro lo spazio subatomico, no, no. In realtà appare nel nostro campo mentale un'immagine ingrandita di una porzione della mano, ma quell'immagine è sempre costituita dalla stessa quantità di punti sensibili di tutte le altre immagini. E quindi, in realtà, la divisibilità all'infinito della materia, che significherebbe immaginare che noi possiamo andare in profondità nell'osservazione all'infinito, in realtà è soltanto un espediente, un escamotage di questo tipo, cioè del tipo di prendere un'immagine piccola, ingrandirla e pensare che noi siamo entrati adesso in un livello di grandezza e di profondità inferiore. No, in realtà
È soltanto un'apparizione, sparizione di immagini che rappresentano questo viaggio nello spazio subatomico, nello spazio intraatomico, nello spazio molecolare, ma non è così. Proprio perché Berkeley ha dimostrato che quelle che noi percepiamo non sono cose e che quindi i colori e le forme non sono etichette e figurine appiccicate a presunte cose fisiche, ma costituiscono interamente l'oggetto percepito, che quindi non è fisico, ma è un'idea mentale, sensibile, allora è coerente con quello che ha dimostrato Berkeley nella prima parte della sua dimostrazione, che noi quando osserviamo una cosa o ci spostiamo nello spazio, in realtà non ci stiamo spostando, stiamo avendo delle percezioni che ci rappresentano lo spostamento e l'osservazione, diciamo, più precisa delle cose. Quindi in realtà quando noi prendiamo un microscopio, non è che stiamo osservando un oggetto fisico e lo stiamo ingrandendo la sua immagine. No, in realtà stiamo avendo la percezione di un macchinario fatto da forme e colori e da sensazioni tattili. E a queste sensazioni segue poi appare in seguito l'immagine di questo oggetto ingrandito, che è un oggetto a parte, attenzione, quindi l'immagine ingrandita di un oggetto non è l'oggetto ingrandito, è un oggetto a parte, è un'idea mentale a parte, che rappresenta l'idea che noi abbiamo osservato l'oggetto ingrandendo la sua immagine. Quindi se siamo in questo mondo di percezione, a livello descrittivo, quello che ha detto Berkeley è incontestabile. E questa descrizione vale per forza a prescindere da quale sia la realtà esterna effettiva. Infatti Berkeley, e qua tra poco concludo, ha dimostrato due cose un po' separatamente tra loro, anche se poi congiunte. Nella prima parte della sua esposizione, e questo lo si capisce bene nei dialoghi tra Eulas e Philonous, nel primo dialogo ha dimostrato in modo apodittico che quello che noi percepiamo direttamente con i sensi e che analizziamo direttamente con la nostra osservazione cosciente sono delle percezioni mentali dentro la nostra mente. E che questo vale a prescindere dal fatto che la realtà esterna della nostra mente, da quella altrui, sia materiale. Dopo ha dimostrato che sia assurdo pensare che la realtà esterna della nostra mente sia materiale, perché dimostrando che le qualità sensibili che noi percepiamo e di cui abbiamo esperienza diretta sono solo mentali e sono solo particolari e relative alla percezione, ha automaticamente dimostrato l'assurdità di immaginare un mondo materiale fuori dalla percezione, perché ha dimostrato che il mondo, per essere materiale fuori dalla mente, dovrebbe essere oggettivamente sensibile, e per essere oggettivamente sensibile dovrebbe essere costituito da qualità sensibili. E quindi noi dovremmo riuscire a immaginare delle qualità sensibili fuori dalla percezione. Il che è impossibile. È impossibile immaginare una realtà esterna dalla nostra mente senza immaginarla colorata, almeno di bianco o di nero, perché anche il bianco e il nero, tra parentesi, sono colori in questo contesto, essendo qualità sensibili direttamente percepiti. Quindi anche il bianco e il nero non sarebbero disponibili per immaginarci la realtà esterna. E quindi noi non potremmo neanche immaginare dei contorni e delle forme delle cose. La realtà già senza un colore apparirebbe come trasparente, come invisibile. E quindi sarebbe impossibile immaginare poi una forma. Tra l'altro, la forma degli oggetti è comunque impossibile da immaginare fuori da una percezione, cioè fuori da una prospettiva sensoriale. È impossibile immaginare la forma assoluta, presunta, sensibile, la presunta forma assoluta, oggettiva, sensibile degli oggetti. Quindi, oltre al problema del colore, che già invalida tutto, c'è anche il problema di come immaginare una forma fuori da una prospettiva. E poi anche un'estensione, perché l'estensione che è connessa al colore e alla forma, l'estensione visiva e poi anche l'estensione tattile, che non è l'estensione visiva, sono due sensazioni di diverso tipo.
eterogenee, ma che sono congiunte nella nostra esperienza. L'estensione è tale sempre in riferimento alla nostra portata di percezione di grandezza sensoriale. E quindi quale sarebbe la vera grandezza e la vera estensione visibile e tattile delle cose fuori dalla percezione di qualcuno e di qualche creatura? Diventa tutto inconsistente, assurdo, inconcepibile. E quindi senza queste caratteristiche non è neanche immaginabile un tipo di moto sensibile, di spostamento sensibile. Perché per immaginare un moto sensibile noi dobbiamo immaginarlo almeno in riferimento a un punto nero o bianco che sia, a una qualche vaga forma o estensione, quindi a un qualche colore. Tutto ciò non sarebbe però concepibile fuori dalla mente, dalla percezione soggettiva. E quindi, senza queste caratteristiche, anche immaginare uno spazio e un tempo assoluti, o comunque uno spazio e un tempo che sarebbero categorie della realtà materiale, diventa impossibile perché immagineremo uno spazio vuoto e un tempo senza riferimenti di alcun tipo. Sarebbero identificabili con il nulla, con il vuoto, da questo punto di vista, con il niente, cioè sarebbero concetti totalmente astratti e assurdi senza motivo di esistere. E infatti Berkeley a un certo punto dimostra che sia totalmente assurdo ipotizzare l'esistenza di qualcosa che non è direttamente osservabile, cioè la materia, la realtà materiale, non è direttamente percettibile, perché noi percepiamo direttamente solo le immagini, le sensazioni. E anche se osserviamo gli strumenti e le apparecchiature, stiamo ancora osservando percezioni nella mente, che di per sé non dimostrano che la realtà esterna dalla percezione sia come appare, come sembra, cioè materiale, sensibile in sé. E quindi la realtà materiale non è dimostrata da osservazione empirica di nessun tipo e neanche potrebbe mai esserlo. Non è neanche concepibile, quindi quali ragioni ci sono per pensare che debba essere materiale la realtà esterna? Punto numero 3. Il discorso di Berkeley io l'ho allargato mostrando che sia necessaria l'esistenza di un'intelligenza vitale che regoli il mondo dei fenomeni. E ho criticato l'emergentismo. Ti invito a guardare i video dove ho criticato in maniera ampia, il concetto di emergenza che risulta infondato e ingiustificato per provare a dimostrare che la coscienza, la vita e l'intelligenza emergano da processi meccanici di questa presunta materia inerte, mossa e regolata da processi meccanici. E l'ho dimostrato dimostrando che non esistono proprietà nuove emergenti in natura, ma che sono tutti sofismi e retorica dei materialisti. Dopodiché ho anche fatto appello ai paradossi quantistici. Democrito, che tu hai citato, è stato superato dalla meccanica quantistica perché quel concetto di atomo come particella, materiale che sta in uno spazio, in un tempo ben definito, è stato totalmente superato dalla meccanica quantistica che sostiene che oltre gli atomi ci sono particelle subatomiche che li costituiscono gli atomi e quindi anche gli atomi che sono fatti da protoni e neutroni al centro e da elettroni attorno, sono in realtà un raggruppamento di particelle subatomiche che rispondono al principio di indeterminazione, al principio di non località, all'entanglement quantistico. Già questi due principi mettono in crisi l'idea di un mondo materiale esterno dalla mente. Perché il principio di indeterminazione che riguarda il fatto di poter osservare contemporaneamente la velocità, la posizione di una particella è impossibile perché non è possibile, secondo la meccanica quantistica, osservare di direttamente, contemporaneamente la velocità e la posizione di un elettrone. In più, hanno scoperto che se gli elettroni o le particelle vengono osservate, allora si comportano come particelle stazionarie. Se non vengono osservate, si comportano come onde di probabilità, cioè sono diffuse in tutto lo spazio e hanno quindi un principio di non località, cioè non sono in un punto definito, sono dappertutto. Questo lo si evince proprio in maniera chiara dall'esperimento delle due fenditure, che
che, rifacendomi a quello che ha detto il fisico Fabrizio Coppola, l'esperimento in questione non dipende dall'invasività della luce usata dagli scienziati, che meccanicamente poi andrebbe a determinare il collasso della funzione d'onda dell'elettrone, facendolo collassare in una particella stazionaria. No, perché la luce innanzitutto è posta dietro i fori. Quindi quando l'elettrone intraprende uno dei due fori è già avvenuto il collasso della funzione d'onda. Quindi in poche parole gli scienziati hanno osservato che se gli elettroni non vengono osservati, intraprendono tutti e due i fori. Se vengono osservati, ne prendono solo uno. Ma quando intraprende l'elettrone il suo viaggio e va in uno dei due fori, è già avvenuto il collasso della funzione d'onda, altrimenti li prenderebbe tutti e due. E la luce è posta dietro i fori, quindi è posta in una zona, diciamo, che non interferisce direttamente con il collasso. E comunque, anche se volessimo per forza mantenere l'idea che la luce interagisca in qualche modo e produca questo collasso della funzione d'onda, gli scienziati stessi, i fisici, sono perplessi su un punto, cioè perché la luce non si limita semplicemente a deviare l'onda dell'elettrone, ma la fa diventare una particella. E quindi rimane il problema dell'osservazione cosciente. Abbiamo il problema poi di Mandel, l'esperimento di Mandel, che ti invito sempre a leggere, a studiare, ed è riportato nel terzo capitolo del testo, Il segreto dell'universo di Fabrizio Coppola, che puoi leggere. Puoi leggere questo terzo capitolo anche in rete perché è disponibile gratuitamente questo terzo capitolo. E poi c'è l'esperimento di Wheeler, quello astronomico, secondo cui addirittura l'osservazione attuale degli scienziati modificherebbe il percorso dei fotoni provenienti da quasar distanti miliardi di anni luce dalla Terra. Ora, questi assurdi paradossi sono assurdi solo se noi ottusamente vogliamo difendere la visione materialista della realtà. Perché è solo nella visione materialista che esiste uno spazio, un tempo che separa le particelle e che rende problematico concepire l'entanglement quantistico, il principio di non località, di connessione istantanea e il principio di indeterminazione e la presunta azione retroattiva degli scienziati che potrebbero addirittura modificare con l'osservazione il fotone, il suo viaggio, perché causerebbero il collasso della funzione d'onda del fotone. Nell'esperimento astronomico di Wheeler, se fossimo in una realtà fisica oggettiva, il fotone viaggerebbe nello spazio, ma incontrerebbe la gravità delle galassie, che devierebbe il suo percorso. Quindi o andrebbe verso destra o verso sinistra rispetto al campo gravitazionale di una galassia. Ora, secondo gli scienziati della meccanica quantistica, il percorso del fotone sarebbe prestabilito a posteriori, retroattivamente, dall'osservazione, che causerebbe il collasso della funzione d'onda del fotone. Il che è assurdo, perché significherebbe che la coscienza di uno scienziato, che è venuta dopo, miliardi d'anni dopo, il viaggio del fotone, causi una determinazione del suo modo di viaggiare. Questo è un paradosso temporale assurdo da giustificare in una realtà materiale, e infatti questo ed altri paradossi rimangono per forza irrisolti, rimangono paradossi assurdi in questa visione sgangherata del materialismo. Invece nell'idealismo non solo sono perfettamente coerenti e vengono risolti, ma per giunta sono addirittura delle conseguenze naturali della struttura metafisica della realtà, dell'idealismo. E anche questo l'ho spiegato. Ora, per non dilungarmi troppo e fare questo video troppo lungo, mi fermo quasi quasi qui, aggiungo solo un paio di cose. Che secondo la meccanica quantistica, se fossimo in una realtà fisica, non è che le particelle sarebbero un mondo subatomico a parte, slegato dal mondo macroscopico, ma sarebbero il mondo stesso. Perché le particelle sarebbero le costituenti del mondo macroscopico. Quindi la distinzione tra macroscopico e subatomico è solo relativa alla nostra cognizione soggettiva. Ma non è che esiste veramente un livello macroscopico ontologicamente separato da un livello subatomico. Anche perché dovremmo considerare scientificamente e materialisticamente più reale e fondamentale il livello subatomico.
Perché, e questo lo dice anche Fabrizio Coppola e lo dicono anche molti altri fisici e studiosi che hanno studiato le scienze naturali, la biologia, la chimica, la fisica classica, sono approssimazioni concettuali dell'elettrodinamica quantistica. Questo lo si evince dal rapporto gerarchico che instaurano tra di loro. Quindi le leggi della fisica, della chimica e della biologia sono approssimazioni grossolane delle leggi più precise e attendibili dell'elettrodinamica quantistica e quindi della meccanica quantistica subatomica. Questo significa che i processi e le leggi più precise che descrivono meglio la realtà sono quelle subatomiche. E quindi le leggi chimiche, biologiche e macroscopiche della fisica classica sono approssimazioni delle descrizioni più precise. Questo significa che i fenomeni macroscopici sono solo effetti dei processi fisici elementari e dipendono da essi. E questo che significa? Significa che anche se fossimo in una realtà fisica, non è che potremmo scappare da questi paradossi dicendo tanto esistono in un livello subatomico di realtà che non ha nulla a che fare con il nostro livello. Sarebbe un errore gravissimo che denoterebbe un'ignoranza scientifica e filosofica e concettuale. Invece, ci sarebbe una relazione causale, una gerarchia causale del livello subatomico rispetto a quello macroscopico. Quindi, anche se i paradossi riguarderebbero direttamente, il livello subatomico, indirettamente riguarderebbero il livello macroscopico, che sarebbe l'effetto dei processi subatomici. Quindi rimarrebbero ancora questi paradossi problematici da giustificare nel materialismo. Invece, nell'idealismo, che nega l'esistenza oggettiva dello spazio e del tempo fuori dal soggetto, fuori dalla percezione, risolve tutti i paradossi, soprattutto quello di non località, non essendoci quindi un'estensione reale dell'universo fuori dalla percezione, gli atomi, le particelle dell'universo sarebbero tutte connesse immediatamente, non da qualcosa che trascenderebbe magicamente lo spazio e il tempo reali, ma sarebbero già tutte le particelle unite in un unico punto, perché sarebbero informazioni immateriali che non sarebbero distanziate da uno spazio, da un tempo e da un'estensione reale. Il principio di indeterminazione, anche questo spiegato perché è una naturale conseguenza dell'idealismo, per l'esse est percipi, perché solo il mondo sensibile percepito dai sensi è direttamente determinato, è sempre determinato. Persino nel fenomeno della diplopia, perché anche se la diplopia, quando noi osserviamo l'immagine che si sdoppia, quell'immagine sembra un po' confusa, sovrapposta ad altro, se noi la guardiamo attentamente, l'immagine della diplopia, comunque è fatta da un insieme di punti sensibili che sono ben definiti però. Ora, ecco, mi viene in mente un'altra contestazione che avevi fatto all'inizio dicendo che la diplopia e il daltonismo non dimostrano il discorso di Berkeley. Allora, il problema è che non si può semplificare questo tipo di argomentazione. Io non ho mai detto che la diplopia e il daltonismo dimostrino direttamente l'idealismo di Berkeley. Ho detto che dimostrano soltanto il primo punto della spiegazione di Berkeley. Cioè, la dimostrazione di Berkeley, come ti ho mostrato in questo video, non è automatica, diretta, ma è conseguenziale, è un insieme di argomentazioni linearmente disposte, conseguenziali, quindi se non si capiscono le prime dimostrazioni non si può capire quelle che vengono dopo, sono quindi concatenate tra loro, ma non sono dirette. La prima parte della dimostrazione di Berkeley verte sul dimostrare che il mondo percepito direttamente dai sensi non è la presunta realtà esterna, ma un fascio di sensazioni mentali, che sono interamente riducibili a qualità sensibili primarie e secondarie che sono mentali. Il daltonismo e la diplopia dimostrano questo primo punto, perché infatti dimostrano in maniera apodittica e incontrovertibile che quello che vediamo direttamente con i sensi non è un mondo esterno, perché se fosse per assurdo la presunta realtà esterna oggettiva, allora la diplopia non potrebbe mai avvenire, per esempio. Perché?
La diplopia è una distorsione che avviene nell'immagine direttamente percepita dalla nostra vista. E quindi se questa immagine fosse in realtà il presunto mondo fisico esterno, non potrebbe mai subire una deformazione, una modificazione, una distorsione a seguito di un nostro difetto percettivo. E siccome è proprio ciò che avviene nella diplopia, allora questo dimostra che quello che noi vediamo è un'immagine mentale e non è la presunta realtà esterna, direttamente. Io ho capito che nel materialismo si presuppone che noi siamo in un corpo fisico e si confonde la percezione con la captazione. Cioè nel modello materialistico già si presuppone che noi siamo in una realtà materiale e che captiamo gli stimoli esterni attraverso gli organi sensoriali e poi li elaboriamo nel cervello. Ma quando io dico che quello che percepiamo direttamente è un'immagine mentale, mi riferisco a quella che percepisci e percepiamo direttamente in carne e ossa, cioè i colori e le forme che vediamo, che percepiamo. Non alla captazione, perché l'idea che esista un corpo fisico che capta degli stimoli esterni è già un errore dell'apetizio principio, perché già presuppone che esista un corpo realmente fisico che sta in uno spazio-tempo materiale esterno da noi, che capta quindi stimoli che viaggiano nello spazio e nel tempo, tipo la luce, i suoni, eccetera. No, questa è già una presupposizione. Noi sappiamo solo, attenendoci al discorso che ho fatto prima, che noi percepiamo immagini e sensazioni che ci rappresentano questa idea, ma che non la dimostrano. Non è di per sé sufficiente a dimostrare questa presupposizione. Gli scienziati osservano soltanto delle immagini nella loro mente e altre sensazioni che rappresentano l'idea che esista un cervello fisico che processa dati e che attraverso un corpo capta dati esterni dal corpo, ma non lo dimostra. Tuttavia, che esista un qualcosa che capta qualcos'altro è vero anche nell'idealismo, solo che in questo caso è l'anima che capta delle idee. Ma non le capta in uno spazio-tempo, cioè non c'è una trasmissione che viaggia nello spazio e nel tempo, proprio perché lo spazio e il tempo esistono solo nella mente del soggetto, come ulteriori rappresentazioni. Quindi praticamente si può dire che il mondo sensibile, direttamente percepito, è una carrellata di fotogrammi che appaiono e scompaiono nella mente al pari di un sogno. La differenza da questo punto di vista tra il sogno e la veglia, è che il sogno è totalmente privato e non segue un ordine, una regolarità fenomenica condivisa anche dagli altri, quindi una oggettività, ma anche l'oggettività già l'ho spiegata prima, come è fondata in Berkeley. E quindi, per Dio, per Berkeley, quando siamo svegli, il mondo dei sensi è ordinato secondo una certa regolarità valida per tutti i soggetti e questa regolarità proiettata in modo universale da processi universali oggettivi di questa fonte spirituale che è Dio, fanno sì che tutti i soggetti abbiano la stessa rappresentazione del mondo e abbiano quindi l'idea di trovarsi in una realtà fisica oggettiva. E quindi questo per dire in definitiva che la diplopia e il daltonismo non sono travisabili come le hai posti tu, cioè non hanno la pretesa di dimostrare direttamente quello che dice Berkeley. E niente, quindi io avrei finito, ci sarebbero infinite altre cose da dire e da approfondire, ma credo e spero che siano sufficienti per risolvere ogni equivoco, ogni dubbio, ogni ambiguità. Se credi che ci siano altre critiche da porre, cerca però di tenere bene a mente quello che ho detto in questo video, non per presunzione, ma perché avendo fatto anche una tesi su Berkeley, lo conosco approfonditamente. Quindi, essendo già una teoria antintuitiva, è facile, che se non la si studi attentamente, con passione e dedizione, travisarla e fraintenderla. Va bene, grazie dell'ascolto, grazie a tutti. Vi auguro buona comprensione e buona consapevolizzazione.